Sono Lorenzo Kollowig, direttore della Scuola della Pizza Italiana, istruttore della Scuola della Pizza Italiana, fondatore di Lievite Lab. Basta così? No. E da quest'anno sono il campione della pizza napoletana STG. Oggi sono qui per spiegarvi cosa e perché. Cosa c'è da sapere per giudicare una buona pizza? E perché Lievite Lab? Beh, partiamo dal presupposto che una pizza, per essere buona, sicuramente ha degli ingredienti fondamentali, che sono due: l'impasto e la farcitura. L'impasto è l'80% della bontà della pizza. L'impasto deve essere digeribile, l'impasto deve essere composto da elementi assolutamente qualitativamente alti e soprattutto nutrizionalmente buoni, che fanno bene alla salute. La farcitura deve essere assolutamente italiana e di primissima qualità. Vabbè, dai, la pizza, cosa ci vuole per fare una pizza? Acqua, farina, lievito, mescoliamo. No, non è propriamente così. Ci sono tanti elementi che compongono una buona pizza. Sapete qual è il significato della parola kamut? Kamut, in egiziano antico, vuol dire anima della terra. Perché la pizza, comunque, essendo un pane schiacciato e condito, fa parte della terra. Ma che cos'è il kamut? Il kamut è un marchio registrato. Kamut vuol dire anima della terra. Anima della terra vuol dire grano, in parole povere. È un grano antico che cresceva, come tutti i grani antichi, nell'antica Mesopotamia più di 10.000 anni fa. Quindi dal grano è nata la vita. Dove c'è grano c'è vita, perché c'è pane, c'è pasta, c'è pizza, c'è nutrimento. Questa è una pianta della terra che produce questo frutto, che poi produce questa, che è la farina, che è nutrimento. La parola grani antichi tanti la sentono nominare ultimamente, ma cosa vuol dire? Ho parlato del kamut? Quello era un grano antico? Un altro grano antico, italiano, il farro. Un altro grano antico, la timiglia, la tumminia, la senatore Cappelli. Sono grani che appartengono alla tradizione italiana. Quindi saper fare una buona pizza vuol dire saper utilizzare gli ingredienti giusti per l'impasto. E noi, grazie alla maestranza della Scuola della Pizza Italiana, dei suoi istruttori, di me personalmente, lo sappiamo fare. Pizza, una delle parole più conosciute nel mondo della cucina. Cosa vuol dire pizza? Deriva dalla parola pitta, che vuol dire pane schiacciato, risalente addirittura al 400 a.C. in Italia dai romani. La parola pinsere in romano antico vuol dire allungare, quindi pane allungato e poi condito. E da qui poi la pala romana. Successivamente i napoletani hanno saputo diffondere la pizza italiana con l'utilizzo del pomodoro e della mozzarella. Vengo fermato per strada e mi chiedono: beh, la pizza mi rimane sullo stomaco, è vero, mi lievita in pancia? No, non è vero. Non è il lievito l'artefice del malessere, della digestione e della digeribilità della pizza, bensì la sacenza di colui che la fa, quindi la preparazione del pizzaiolo, che deve saper adoperare i tempi e le quantità giuste per equilibrare un impasto. Elementi fondamentali sono sicuramente l'utilizzo di farine di che tipo? Beh, io da sempre, da almeno 25 anni, sono stato anche fautore e inventore addirittura di miscele di farine multicereali, sempre con una base integrale. Perché la farina deve essere integra in tutte le sue parti. Il chicco di grano deve essere macinato e la farina che ne deriva deve contenere la buccia, che è la crusca, che contiene sali minerali, cellulosa che favorisce la digestione. Il germe, soprattutto se macinata a pietra, perché contiene i fitonutrienti e gli oli essenziali. E soprattutto la parte più importante del chicco, che è la polpa, che produce amidi e proteine. Gli amidi poi si trasformano in zuccheri, che
che sono necessari per la corretta fermentazione degli impasti. Quindi abbiamo detto giusta equilibratura degli ingredienti che compongono l'impasto, giusta miscelazione delle varie farine e soprattutto utilizzo anche di diverse farine, sempre però avendo la giusta conoscenza. Perché esistono farine di grano tenero, farine di grano duro, farine di altri cereali, quali la segale, il miglio, l'avena, il sesamo, il riso. Quindi saper miscelare tutti questi ingredienti per comporre un impasto assolutamente buono e digeribile è fondamentale, ma soprattutto bisogna essere a conoscenza di come saperlo fare. Perché anima della terra? Perché da un frutto, il chicco e la farina, possiamo fare qualcosa di nutriente. Che cosa? Il pane principalmente, la pasta e la pizza. Integrali. Cosa lo abbiamo detto? Ma adesso devo dirvi perché. Perché lì è Vita Lab? Perché lì è vita. Come ho spiegato, lì si genera la vita, lì è la vita dell'alimentazione e per noi fare una buona pizza vuol dire alimentarvi bene, alimentare la vita. Lì è vita e lievita. Beh, per fare un impasto per pizza, dai, acqua, farina, lievito, alt, fermi tutti, non è così. Quale acqua? Un'acqua limpida, pura. Innanzitutto farine macinata a pietra provenienti da grani italiani. Farine integrali, come questa. Farine di grani antichi, Khorasan, quindi Kamut e Farro. Farine di grano duro, farina di riso venere integrale, farina di mix di cereali, avena, segale, semi di lino, sesamo, germe di grano, pasta madre acida disattivata, questa, che rende profumato l'impasto, lievito madre prodotto da noi, sale rosa dell'Himalaya, olio extravergine italiano d'oliva e lievito di birra. Questo è un cubetto di lievito da 25 grammi. Sapete quanto lievito si usa per fare un chilo di pane? Anche 50 grammi di lievito. E sapete quanto lievito noi usiamo per fare 12 pizze, l'equivalente di 2 kg e mezzo di pasta? 2 grammi, esattamente 2 grammi per fare 12 pizze. Quindi il giusto equilibrio per miscelare tutte queste farine, che deriva chiaramente dalla nostra e dalla mia personale conoscenza, l'acqua, l'impastamento, producono l'impasto per pizza, che poi noi, sapientemente, per farvelo rendere più digeribile quando lo mangiate, lo mettiamo a maturare e quindi a riposare per almeno 5 giorni e il risultato è questo. Certo, non è tutto, ci vuole anche qualcos'altro, ma una buona parte l'abbiamo fatta, l'impasto. Ci vuole però anche il forno giusto e noi lo abbiamo. Nel rispetto della Green Economy, un forno elettrico che raggiunge temperature superiori ai 420 gradi fino a 500 gradi, un forno di ultimissima generazione. Sì, perché la pizza napoletana deve cucinare oltre i 400 gradi, non importa come venga prodotto il calore, tanto più se c'è un risparmio di legna e quindi anche di emissione di anidride carbonica, quindi green economy con l'elettrico. Noi preferiamo fare così. E naturalmente ci vuole la farcitura. Poche pizze, ma con ingredienti di assoluta prima qualità. Mozzarella, fior di latte con fermenti lattici vivi prodotta qui, in Friuli. Pomodoro, assolutamente prodotto da pomodori pelati bio italiani. Basilico fresco, bufala bio, carciofini grigliati, prosciutto cotto friulano. Questo è Lievita Lab. Quindi, riepilogando, farine integrali, riso venere, multicereali, acqua buona,
lievito madre, olio extravergine d'oliva, impasto, pizza classica Napoletan style, margherita, ma non solo, anche pizza alla pala, la pizza alla pala romana con idratazione fino all'80%. E non solo, anche pizze vegane. Ricorda, Lievita Lab, Udine, Viale Palmanova 286, telefono 333-349-1804, vai su lievitalab.it oppure scarica l'app su Apple Store e su Play Store. Ordina con un click.